siamo con Hugo Roussel per appunto presentare la mostra Inverse Landscape Roma qua alla libreria Giuffà di San Lorenzo in Roma, e evidenziamo quindi, innanzitutto partiamo da te, dalla tua personalità, che poi si riflette anche nelle foto. Sono perciò francese, ho vissuto a lungo a Parigi dove ho studiato architettura, e mentre studiavo architettura ho iniziato a, diciamo, a dipingere, a fotografare, a lavorare anche il video, fare dei mobili, un po' di design e scenografia, e poi questo lato, diciamo, artistico si è sempre più sviluppato, finché, diciamo, ho finito i studi sapendo che non avrei esercitato il mestiere di architetto ma ben di artista. Quindi, tra le altre cose, questa mostra fotografica riguarda San Lorenzo ed è la prima volta che la esponi proprio in un locale del quartiere poi dove vivi, perché tu sei di San Lorenzo. Sì, infatti sono molto molto contento di fare questa mostra qui a San Lorenzo, perché diciamo che questo lavoro risale a 2007, ho finito la serie nel 2007, e un po' mi frustrava il fatto di averla fatto vedere altrove, fino a New York, e che, insomma, San Lorenzo non era ancora riuscito a portarla nel mio quartiere. Ecco, ad esempio, appunto, le particolarità di questa mostra, perché appunto noi sappiamo che dietro le tue foto c'è una tecnica particolare, se puoi spiegarla anche brevemente all'interno degli scatti che hai realizzato, dove li hai realizzati. Ecco. Allora, io uso sempre la fotografia in bianco e nero, analogica. E la tecnica è molto semplice, quella della doppia esposizione, perciò consiste a scattare su tutto il rullo, riavvolgere il rullino e riscattare nuovamente, io faccio così senza prendere appunti, perciò c'è un lato casuale che è molto presente, però che, diciamo, con il tempo sono riuscito a contenere, cioè è una casualità contenuta. Poi è una tecnica che mi permette di mettere assieme delle tematiche diverse. Con una fotografia semplice si riprende un contesto, con la sovrapposizione puoi scegliere appunto degli argomenti molto diversi e metterli a confronto. Per questa serie romana era il contesto delle elezioni, e sentivo il bisogno di fare un ritratto di Roma con questo contesto politico molto inquietante, e ho preso la decisione di fotografare in primo gli alberi di Villa Torlonia, che per me vedo come alberi secolari, però, insomma, alberi sempre viventi che hanno vissuto una storia molto lunga, che vedono ripetersi certe cose e che, insomma, nei sviluppi di questa città sono sempre i testimoni che io chiamo muti, ma sempre presenti nel paesaggio urbano. Poi la scelta del quartiere di San Lorenzo per me era evidente, prima perché ci vivo, e conoscendo il quartiere, per me è veramente uno dei quartieri più romani che esiste, nel senso che è rimasto molto popolare, molto vivo, molto anche espressivo. Non è un quartiere che ancora è stato trasformato con il tempo, perciò mi interessava far vedere questa Roma e non la Roma che di solito i stranieri vanno a fotografare. Come possiamo definire questo vostro locale e come nasce l'idea di svilupparlo in questa maniera? Sì, l'idea nasce da innanzitutto da una questione pratica di avere una libreria indipendente
piccola, specializzata, che possa comunque sostenersi anche con un piccolo bar all'interno, che comunque possa anche accogliere chi vuole venire e poter sfogliare, scegliere con tranquillità un libro. L'idea appunto si è sviluppata nel tempo, però diciamo che come locale siamo ormai da 7 anni aperti, per cui insomma. Quindi l'idea è che ci sia una libreria che abbia anche un supporto, però la vostra era creare un polo culturale, una piccola oasi, diciamo, ecco. Quindi ad esempio stiamo vedendo l'iniziativa della mostra di Hugh Russell, della mostra fotografica Inverse Landscape Roma, e quindi la vostra iniziativa si inserisce anche nella mostra fotografica, in questo filone. Assolutamente sì, diciamo le nostre attività sono abbastanza su un filone, comprendono presentazioni di libri, mostre fotografiche. Nello specifico abbiamo scelto innanzitutto perché il progetto ci piaceva, riguarda il quartiere San Lorenzo e comunque ospitiamo, essendo anche specializzati in narrativa straniera, ospitiamo spesso autori o artisti stranieri, per cui insomma rientrava pienamente sia nei nostri gusti ma anche proprio un po' nella nostra direzione di lavoro. Quindi la vostra specializzazione, diciamo, quale tipo di generi ospita? Quali generi ci sono per gli appassionati se vogliono venire a visitare la vostra libreria? Allora, innanzitutto noi siamo specializzati in narrativa straniera, per cui abbiamo suddiviso tutti i libri in base alla provenienza degli autori. E poi abbiamo una folta sezione di fumetti che chiaramente sono proprio incrociati tra nazionalità dei disegnatori, degli autori, e quindi comunque questi sono, diciamo, i nostri punti di forza.